Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, allora ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicina naturale e nutrizionista esperto. Dottor Torchio, con lei oggi vorrei parlare finalmente delle erbe aromatiche e delle loro proprietà. Inizierei dalle più conosciute, e cioè il basilico ed il prezzemolo. Benissimo, allora il basilico e il prezzemolo che dovremmo tutti avere, se non abbiamo neanche un balcone sul davanzale della finestra, Certo. ben ancorati che non cadano con il vento. E allora ricordiamoci che il basilico è un superfood, anch'esso ha delle proprietà incredibili, antibatterico. E ricordiamo che è da aggiungere all'ultimo momento, ma questo tutti i cuochi lo sanno, per non perdere i preziosi oli essenziali del basilico e gli omega 3, cioè i cosiddetti grassi buoni che riducono il colesterolo, contiene anche vitamina K, quindi migliora la coagulazione, ha effetti antinfiammatori su dolori, ossi, eccetera, eccetera, e soprattutto ha un effetto rilassante il basilico. Non tutti lo sanno, tant'è che va benissimo sul sistema nervoso, sui muscoli per rilassare i muscoli, sui vasi sanguigni perché migliora anche la pressione, in questo caso essendo un rilassante, e soprattutto non si sa, ma migliora le aritmie, quindi assieme a biancospino, che in realtà non è una spezia, ma è un'erba, diciamo curativa, il basilico migliora le aritmie. Allora ricordiamoci di aggiungerlo a fine cottura, ma di averlo sempre con noi, il basilico, possibilmente perché ha veramente delle grandi proprietà terapeutiche e non c'è bisogno di farsi la buffata perché la buffata di basilico può diventare poi un pochettino indigesta, ma sicuramente quelle foglie che devono essere profumate mangiamole perché ci faranno molto bene. Il prezzemolo è utilizzato tantissimo, ma non tutti sanno che è uno delle spezie, dei sapori più ricchi di vitamina C, è ricco anche di calcio, funziona molto bene quindi per l'osteoporosi, è ricco di ferro. Funziona molto bene quindi per tutte le anemie. È anche un depurante, si può fare anche l'infuso di basilico e berlo. È ricco di potassio, quindi è un diuretico e abbassa la pressione. Però, ovviamente, anche se ha tutte queste proprietà terapeutiche, se ne tende un po' ad abusare. E allora ricordiamoci che ad altissime concentrazioni può essere anche abortivo, quindi attenzione alle persone in gravidanza. Però ripeto, per quello che riguarda depurazione, diabete, osteoporosi, glicemia, quindi in generale, ed anche anemia, il prezzemolo rimane un rimedio casalingo che possiamo tenere sul nostro balcone assolutamente da utilizzare tutto l'anno. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli. A casa ricordo che se voleste rivedere una delle nostre oltre 350 puntate, basta andare su YouTube e digitare Luigi Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.